Buongiorno a tutti, possiamo dare inizio allora alla seduta del Consiglio Comunale del 24 aprile. Procediamo all'appello. Luciano Marinucci, presente. Di Clemente Giorgio, presente. Chiacchieretta Ezio, presente. Elia Maria, assente. Bronzino Massimiliano, presente. Martelli Erge, Malandra Giorgia, presente. Federico Gabriella, assente. Ferraioli Roberto, presente. Cinosi Simona, presente. De Nicola Este, presente. Proprio Mario, presente. Parrucci Giulia, presente. Costantini Giuseppe, presente. Ferrante Enzo, assente. Silvestri Cinzia, assente. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 30, approvazione verbale seduta precedente. Andiamo ad approvare, se non ci sono osservazioni, i verbali adottati nella seduta del 31 marzo e precisamente dal numero 16 al numero 24. Osservazioni? Non essendoci osservazioni, diamo approvati per all'unanimità. Punto numero 2 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 26 dell'11 aprile 2017, piano delle alienazioni articolo 58 del decreto legge 112/2008, annualità 2017-2019, illustra l'assessore Massimiliano Bronzino. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Andiamo ad approvare questa delibera propedeutica naturalmente all'approvazione del bilancio e andiamo ad individuare quelle aree che il Consiglio Comunale ritiene di prevedere all'interno del piano di azione delle proprietà. Scusa Assessore, entra Gabriella Federico alle ore 14:30. Sotto la porta è bloccata, aperta. Ciao Assessore. Delle proprietà comunali. In particolare andiamo ad individuare tre immobili che sono una porzione di terreno costituita da un tratto di strada individuato come traversa via Chieti. Questa strada e questa porzione l'avevamo già individuata nello scorso Consiglio Comunale, sono in fase di ultimazione le procedure per l'alienazione, dal momento ci sono stati gli interessamenti sia da parte di colui che ha manifestato interesse per l'acquisto sia da parte dei confinanti e in seguito vi sono due porzioni di terreno che sono costituite dal parcheggio pubblico, una superficie di 3.000 metri quadri ubicata in località uscita autostradale Pescara Ovest e terreno pubblico costituito da terreno costituito dal parcheggio pubblico, una superficie di 5.315 metri quadri ubicato in località autostrada Pescara Ovest, non è altri che il parcheggio pubblico che voi potete individuare lì nei pressi dell'IKEA di Decathlon. E per quanto riguarda l'alienazione di queste due porzioni di terreno che hanno una posizione strategica e anche una possibile utilizzazione che naturalmente il Consiglio poi dovrà stabilire, e sono naturalmente vincolati all'ultimazione dei collaudi da parte di IKEA e di Decathlon. Per quanto riguarda IKEA abbiamo avuto degli incontri poche settimane fa e quindi siamo vicini alla definizione di queste procedure di collaudo. Con Decathlon stanno ancora verificando la conformità delle opere realizzate. Questo è quello che si propone al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie Assessore. Interventi? Consigliere. Buongiorno. Per quanto riguarda la vendita, l'ulteriore vendita di beni da parte del Comune
per l'utilizzo dei soldi non sappiamo bene come verranno utilizzati, ma comunque andranno in bilancio. Quindi è chiaro che la vendita dei beni deve servire per fare delle azioni che mirino ad abbassare ad esempio i costi di gestione, ad abbassare, altrimenti rischiamo di vendere pian piano tutto quanto e di rimanere senza niente, se non altro con tutti i conti e tutti i costi, intendo specialmente quello che riguarda i costi vivi della gestione comunale, sempre intatti e indenni in quelli che sono i vari tagli che vengono fatti. Quindi chiaramente questa pianificazione di vendita viene da lontano, non è una cosa che è stata decisa adesso, questo è scontato, quindi non è che uno possa dire sì o no, avete portato avanti e siete arrivati alla conclusione di vendere questo, di vendere quest'area, immagino anche legata a tutti gli interventi che sono stati fatti lì in quella zona. Quindi io non posso dire né sì e né no, perché non ho nessun dato negativo o positivo. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che non si capisce al momento, come è stato detto, quale sarà la destinazione d'uso di quest'area, e pertanto i valori che vengono messi potrebbero essere molto diversi, forse in più o in meno, in base a quello che verrà definito in futuro. Pertanto, ripeto, mi farebbe piacere che ci fosse magari un'indicazione del Consiglio che miri a dire limitiamo, utilizziamo questi fondi esclusivamente per, cioè facciamo delle azioni, spingiamo delle azioni affinché si riesca in un modo o nell'altro a far abbattere la spesa corrente del Comune, che come vedremo in seguito non sono bruscolini. Quindi appunto io dico adesso anche la dichiarazione di voto, non avendo possibilità di dire documentazione, di dire né sì né no, mi riservo, quindi mi astengo a questa votazione e mi riservo a, nel momento in cui verrà discussa la destinazione d'uso, a prendere un'altra posizione. Altri interventi? Consigliere Pio Costantino. Grazie Presidente. Io invece mi limito al discorso di alienazione o meno dell'area, perché i fondi poi chiaramente andranno nelle casse del Comune e dopodiché si potrà fare una valutazione successiva. E sull'alienazione in qualche modo mi trovo d'accordo, perché sono dei residui di aree, e sulla destinazione adesso non c'è una definizione, però non credo che possano cambiare più di tanto dell'attuale funzione, cioè sacchi di parcheggio che servono allo scambio delle auto che vanno in quella zona. Mi auguro che sia così, perché tempo fa c'erano state iniziative di natura diversa, questo poi l'assessore magari potrà chiarire, che sono state bocciate, perché credo sia difficile destinare quelle aree su altre situazioni. Quindi sono dei residui che effettivamente credo che sia una cosa opportuna cercare in questo caso sì magari di fare cassa per delle aree dove non è possibile intervenire. Quindi è chiaro che l'aspetto di alienazione mi trovo favorevole, è chiaro che essendo provvedendo all'approvazione del bilancio il nostro voto sarà di astensione. Anche se ripeto, non è in maniera definitivamente chiara quella che è appunto la destinazione, però sono dei residui, credo che in questo caso si faccia bene in qualche modo a cercare di ottimizzare e quindi di fare caso in questo caso. Se poi l'assessore ci chiarisce effettivamente se lì possono esserci sviluppi diversi dalla sua situazione, ci fa una cortesia. Grazie. Altri interventi? La replica all'assessore. Grazie consiglieri per i loro interventi. Per quanto riguarda l'intervento proposto dal consigliere Cutrupi, devo semplicemente precisare che nel momento in cui vi sono azioni rivolte al depauperamento del patrimonio pubblico, i proventi che ne derivano devono essere tutti quanti reinvestiti per la ricostituzione del patrimonio pubblico, quindi spese di investimento e non spese correnti o cose di genere. Quindi sicuramente questa sarà la destinazione, è rivolta al
insomma, la ricostituzione, investire sempre per rendere migliore e valorizzare il nostro patrimonio pubblico. Per quanto riguarda la valorizzazione, l'attuale convenzione sottoscritta con IKEA e con ANAS, nel momento in cui è stata realizzata l'opera, naturalmente prevede sicuramente di conservare una destinazione a parcheggi, perché quella è la destinazione attuale e la destinazione originale. E, è anche vero che abbiamo discusso più volte con l'allora redattore del vecchio piano regolatore, che in qualche modo ci ha fornito più volte consulenza anche in merito a questo tipo di vicenda, e naturalmente questo tipo di conservazione non impedisce anche eventuali altre utilizzazioni. Spesso sono venuti i privati per stazioni di servizio o per un immobile direzionale, o, insomma, gli interessamenti sono tanti, perché la zona è strategica e ha sicuramente un determinato valore. Sicuramente deve essere comunque salvaguardata quella destinazione, quindi in qualche modo ogni tipo di intervento deve prevedere questo tipo di destinazione. Grazie. Benissimo, grazie Assessore, grazie di voto, grazie per aver già fatto. Maggioranza, Sindaco, allora prego. Buongiorno, chiaramente intervengo per dichiarare il voto favorevole della mia maggioranza e per completezza di informazioni a chi probabilmente non conosce bene quelle che sono le attività economiche e finanziarie del Comune. Va chiarito intanto che l'area di Allenare è un'area dove ci sono dei vincoli, che Autostrade ha posto per un'area di interscambio, quindi non tutta l'area potrà essere alienata, una parte rimarrà vincolata a aree di scambio. Dall'altra parte va detto che le spese che vengono dall'alienazione dei beni immobili del Comune finanziano solo gli investimenti, quindi il titolo secondo del bilancio. Le spese correnti si finanziano le entrate correnti con altre piccole entrate, ma che comunque non sono queste. Quindi confermo il voto favorevole della maggioranza. Grazie Sindaco. Allora passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 26, piano delle alienazioni, articolo 58 del decreto legge 112/2008, annualità 2017-2019. Favorevoli? 10. Astenuti? 3. Nessun contrario. Votiamo l'immediata esibibilità, favorevoli 10, astenuti 3, nessun contrario. 11. Gabriele. 11. 11.